Non riesco, non capisco, non sapere. Perché improvvi a suonare? A chi suono che la famiglia sta tutta qua? A chi devo suonare? A quelli che stanno dentro. Che non la senti la musichetta? Hanno proprio occupato casa nostra. Allora, siccome paghiamo un regolare affitto, vorremmo solo capire se abbiamo dei diritti oppure no, ecco tutto. Ma perché sta urlando lei? Non ho capito. Questa ma a casa sua, qui. Tra l'altro le manco ce l'ha più casa sua, no? Io direi che dovremmo essere un filo tutti più ragionevoli. È vero, c'hai ragione. Vuoi sentire una cosa ragionevole, eh? Sì. Ma vattene a fa culo. Mi sa che hanno occupato l'interno 7. No, il problema adesso è un do cazzo andiamo a dormire. Io gli andrei a sparare, poi dici che uno finisce in galera. Ma che spara? Ma che spara? Devi stare tranquillo. A pezzo di merda, ma te non hai capito con chi stai a parlare? Io ti faccio sparare! Quelli sono parassiti, non vanno via più. Io volevo fare una proposta un po' strana. Sarebbe? Occupiamo il pianerottolo di casa nostra. Pare che sta lo zoo. Arriverà il giorno che ci diranno pure i noccioline. Stiamo facendo una cosa senza senso. Perché non ci cerchiamo un altro appartamento? Comodo, no? C'è pure il centro commerciale vicino. Un giorno sì, un giorno no. A mezzanotte e mezza esatta, esci. Te la fa caricare. Non va a mignotte, va a trans. E puttana! Nonno, metti in moto! Questi hanno già fatto roba, questi hanno consumato così. Ma che senti? Ma che hanno consumato? Perché non li vedi? Come si chiama ragazzo di tua figlia? Silvio. Pure. Ci apre per favore, le dobbiamo far vedere una cosa. E chi è Natale? Ehi.